Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo un semplice gioco di macchine. Iniziamo! Per prima cosa andiamo a disegnarci l'ambiente in cui dovrà correre la nostra auto. Quindi cancelliamo il gattino, andiamo sullo stage, sfondi e coloriamo lo sfondo di un colore unico. Quindi diciamo converti in bitmap, scelgo un colore verde che può essere un colore di sfondo, ok, e vado a colorare tutto lo stage di verde. Benissimo, ora nuovo sprite da disegnare, ecco qua, facciamo un bel rettangolo, il rettangolo deve essere pieno e non deve avere contorno, il colore diciamo che deve essere un grigio un po' scuro, deve ricordare il cemento, quindi ecco qui. Ok, facciamo un bel rettangolone. Questa sarà la nostra strada. Ora possiamo andare a spostarlo per cercare di centrarlo meglio, visto che Scratch ci ha tolto questa possibilità. Possiamo andare a sistemarlo anche qui all'interno della scena. Ok, così può andar bene. Ora andiamo a disegnare un po' di segnaletica per differenziare le corsie. Quindi seleziono la linea, vado a eliminare sempre il contorno, vado a impostare uno spessore che possa andar bene, scegliamo un colore un po' più chiaro di quello che abbiamo scelto per l'asfalto, magari quasi un bianco, ok. E andiamo a disegnare la nostra segnaletica. Tenendo premuto il tasto maiuscolo riesco ad andare perfettamente verticale. Ok, direi che valutando un pochino ad occhio può andar bene. Nel caso non andasse bene, con lo strumento seleziona possiamo prendere la linea e spostarla per equilibrare meglio gli spazi. Ecco, in questo modo. A questo punto prendiamo l'asfalto che ci è servito prima come punto di riferimento per disegnare le linee, selezioniamo lo strumento gomma e andiamo a tratteggiare la nostra segnaletica. Ok, perfetto, quindi riselezioniamo l'asfalto, lo riportiamo al proprio posto e abbiamo creato una strada con tre corsie. Volendo, utilizzando il tasto maiuscolo, possiamo andare a selezionare contemporaneamente tutti i trattini di una riga, CTRL C, CTRL V, e andare a raddoppiare creando questa volta una corsia ulteriore. Quindi una potrebbe stare qua, una potrebbe stare un pochino più a sinistra, per esempio qui, e l'altra potrebbe stare al centro. In questo modo abbiamo creato quattro corsie. Perfetto, ora andiamo a duplicare quello che abbiamo appena creato. Benissimo, e selezioniamo ora tutti gli elementi che fanno parte della nostra divisione per quanto riguarda la striscia di sinistra e la striscia di destra. Perfetto, e andiamo a spostarli leggermente verso l'alto, ok, una cosa del genere. Volendo possiamo selezionare anche lo sfondo e spostarlo per maggiore comodità, quindi con lo strumento gomma qui andiamo a eliminare l'ultimo pezzetto, ok. Stessa cosa per la riga centrale, selezioniamo tutti gli elementi e lo spostiamo tutto verso l'alto, ok. Andiamo qui a selezionare solo l'ultimo elemento, CTRL C, CTRL V, lo cloniamo e lo mettiamo qui in basso. Perfetto, riportiamo. Ok, cerchiamo di fare attenzione facendo coincidere al meglio quello che è il nostro asfalto, quindi se serve spostiamolo di qualche millimetro. Ok, così dovrebbe andare. Andiamo a duplicarlo ancora una volta e a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Quindi seleziono. Ok, anche dall'altra parte. Perfetto. E porto tutto su, così. Poi ne seleziono due a caso, questi qui mi piacciono, CTRL C, CTRL V, vado a metterli qui sotto alla fine, ok, quindi non c'è bisogno di andare a cancellare niente questa volta, e faccio la stessa cosa con quello centrale, sposto tutto verso l'alto, ok, ci siamo. Ora cosa succede? Andando ad alternare questi tre sfondi avremo l'effetto della strada che scorre.
e quindi potremo metterci sopra delle macchine, degli elementi, e sembrerà che questi stiano correndo in strada. Molto bene, andiamo ora al codice. Creiamo subito l'effetto che vogliamo ottenere, quindi situazioni, quando clicco con la bandierina verde, andiamo su controllo, per sempre, e diciamo per sempre cosa deve fare? Deve andare al costume seguente per poterli alternare e ottenere l'effetto che vogliamo, quindi passa al costume seguente. Bandierina verde e otteniamo più o meno questo effetto, solo che è troppo veloce. Quindi torniamo su controllo e gli diciamo attendi, che cosa? 0.05 secondi, altrimenti è troppo lento. Quindi bandierina verde, ok. Vediamo che l'effetto che otteniamo è abbastanza buono, quindi stop. Andiamo ora a creare l'elemento che sarà la nostra auto che dovrà correre su questa strada. Quindi nuovo sprite, lo importiamo e andiamo a caricare una PNG che ho trovato online. Voi potete cercare l'immagine che volete su Google o su qualunque altra fonte. Eventualmente, se dovesse servire, vi lascio o il progetto condiviso, e quindi potete andare a prendere direttamente lo sprite dal progetto, oppure proprio il file dell'auto da scaricare. Ora valuto come è più semplice fare. Quindi andiamo a sistemare l'auto per quanto riguarda le dimensioni, l'aspetto e anche i comandi, perché come vediamo è troppo grande per poter stare in questa area di gioco. Quindi subito, situazioni, quando clicco sulla bandierina verde, cosa facciamo? Definiamo per prima cosa la dimensione corretta dell'auto, quindi porta dimensione a, proviamo un po', 40%, bandierina verde. Così potrebbe andare. Molto bene. Dove la vogliamo far partire quest'auto? Io direi da una posizione del genere. Quindi, movimento, vai a... E abbiamo le coordinate già pronte di dove l'abbiamo posizionata. Quindi quando io clicco la bandierina verde, l'auto si trova già nella posizione che io ho scelto come partenza. Perfetto. Ora dobbiamo fare in modo di poter utilizzare i comandi per spostare l'auto. E come facciamo? Controllo e per sempre. Quindi creiamo un ciclo infinito, vado un pochino indietro con lo zoom e mettiamo due condizioni, se allora e se allora. Ok, se allora cosa? Sensori, se tasto premuto e se tasto premuto, perché dobbiamo utilizzarlo con la tastiera. Quindi se tasto destro premuto e se tasto sinistro premuto, perfetto. Se tasto destro premuto cosa succede? L'auto deve andare a destra, quindi movimento, diciamo cambia x di 5, altrimenti cambia x di meno 5. X cos'è? È la coordinata x, quindi quella che ci fa spostare l'auto sull'asse orizzontale, o meglio sull'asse x proprio. Quindi bandierina verde, se io ok tocco i tasti, l'auto si sposta e quindi può cambiare corsia e correre lungo la strada. Perfetto, stop. Molto bene, ora andiamo a mettere degli ipotetici ostacoli sulla strada in modo che il gioco sia proprio quello di evitare gli ostacoli che troviamo. Quindi andiamo a caricare un nuovo sprite, questa volta lo prendiamo direttamente dalla libreria che ci fornisce Scratch. Ok, scendiamo un po', vediamo cosa possiamo utilizzare. Ecco qui, rocks, delle pietre, perfetto. Vedete? Io posso far caricare le pietre, chiaramente dandogli una dimensione adeguata lungo la strada, e la macchina dovrà schivare le pietre. Le dovrò far comparire in maniera casuale di tanto in tanto, andando quindi a creare dei cloni, però dovrò fare in modo che vengano posizionate in maniera tale da poter essere evitate dall'auto, altrimenti rischio di creare una situazione in cui l'auto perde per forza. Quindi situazioni, quando clicco sulla bandierina verde, cosa accade? La roccia non si deve vedere, quindi aspetto e diciamo nascondi. Poi gli diamo delle dimensioni accettabili, quindi diciamo 50%. Proviamo un attimino senza nasconderlo per vedere se la dimensione può andare bene. Sì, direi che ci sta come dimensione, quindi nascondi e porta al 50%. Ok, ora controllo e andiamo a creare il nostro solito ciclo infinito per dare le regole di comportamento alla nostra pietra.
Quali saranno queste regole? Ogni tot tempo, magari casuale, lo sprite della pietra dovrà essere clonato e una volta clonato poi farà determinate cose. Quindi, prima di tutto, attendi. Abbiamo detto che bisogna aspettare un tempo casuale, quindi andiamo su operatori, numero a caso tra, diciamo, 0.5 e 4. Ok, controllo e mettiamo clone di me stesso. Molto bene. Ora, ogni tot tempo verrà generato un clone dello sprite roccia. Bene, sposto questo script da una parte, mi faccio spazio per creare la regola nel momento in cui il clone viene creato. Quindi, quando vengo clonato, deve andare, diciamo, in posizione in alto, quindi deve partire magari da questa posizione per quanto riguarda l'asse delle Y, perché poi si sposterà verso il basso. Quindi movimento, gli diciamo vai a dove? 194 è già corretto, sta qua. Eventualmente possiamo capire anche il valore corretto della Y andando a guardare qua. Posizionato in questa posizione, la Y corrisponde a 194. Poi diciamo che per quanto riguarda la posizione della X può andare da meno 108, che sarebbe questa posizione, fino a, diciamo così, 121. Quindi da meno 108 a 121. E allora, operatori, vai a X numero a caso tra meno 108 e 121. Perfetto. Facciamo ancora spazio. Ok. Ora, siccome lo sprite è stato clonato e deve essere visibile nella pista, siccome qui avevamo detto che originariamente lo sprite è nascosto, dobbiamo dirgli di mostrarlo. E quindi ogni clone, dopo essere stato posizionato nella posizione corretta, deve essere mostrato, quindi mostra. A questo punto dobbiamo scrivere una regola che faccia scendere la pietra fino a giù. E quindi controllo, mettiamo il solito ciclo infinito e andiamo a scrivere quelle che saranno le regole di movimento per poter far scendere la roccia fino a giù. Quindi per poter scendere verso il basso, se la macchina per spostarsi a destra e a sinistra cambiava il valore di X, per scendere dall'alto verso il basso dovremo cambiare il valore di Y e quindi movimento cambia Y di, diciamo, meno 2. Bandierina verde, ecco qua, compaiono le rocce e scendono verso il basso e noi dobbiamo semplicemente evitarle. Qual è il problema però? Vedete? Quando arrivano al bordo si bloccano. Quindi noi dobbiamo fare in modo di capire quando hanno finito di percorrere tutta la strada e a quel punto cancellare il clone che abbiamo creato. Quindi controllo, se allora, e mettiamo se operatori minore e vediamo cosa dobbiamo controllare. Movimento, se diciamo posizione X è minore di meno 170. Perché 170? Perché il punto viene calcolato partendo dal centro dello sprite. Di solito bisogna vedere come è stato disegnato lo sprite nell'editor, però in linea di massima abbiamo visto che si ferma qui, si vede ancora un pezzetto di sprite quando si ferma, quindi vuol dire che il punto di riferimento sta più o meno al centro. Il limite inferiore del nostro stage è meno 180, quindi diciamo che se la posizione di X, quindi del centro dello sprite, va più in basso, va oltre meno 170, il clone deve essere cancellato. E quindi controllo, elimina questo clone. Perfetto, bandierina verde, ci sono le rocce, io vado con la macchina, evito le pietre e le pietre quando arrivano, ok, scompare il clone, perfetto. Molto bene, stop. Benissimo, ora andiamo a scrivere le regole per quanto riguarda il game over, cioè quando è che finisce il gioco. Il gioco finisce quando io, guidando l'auto, vado fuori strada, quindi tocco l'area verde, oppure quando mi sbatto contro una pietra. Quindi torniamo nell'auto e andiamo a scrivere le regole per quanto riguarda quello che abbiamo appena detto. Quindi controllo, vado un po' indietro con lo zoom e mettiamo se, allora, se che cosa? Operatori, quindi abbiamo detto se sto andando fuori strada, quindi sto toccando l'area verde, oppure se mi sbatto a una roccia. Quindi qui ci vorrà o e andiamo a scrivere sensori, se sto toccando, andiamo a selezionare il colore, se sto toccando il verde. Oppure se sto toccando,
andiamo a selezionare lo sprite Rocks, che è questo qua. Molto bene. Cosa deve accadere se sto toccando o uno o l'altro? Situazioni, invia a tutti messaggio, nuovo messaggio, game over. Molto bene. Quindi questo è lo script completo. Ora, nel momento in cui viene inviato game over, il gioco deve finire. Quindi creiamo un nuovo sprite, lo disegniamo, ok, scegliamo un colore di riempimento, per esempio blu, così, bene, e scriviamo game over. Volendo possiamo scegliere un font che si addice di più al gioco. Io scelgo questo fatto in pixel art. Ok, lo posiziono qui al centro del gioco e vado a scrivere il codice. Quindi bandierina verde, quando si clicca la bandierina verde è quando ricevo game over. Possiamo zoomare, ok. Quindi quando clicco sulla bandierina verde, quindi quando avvio il gioco, la scritta game over non deve essere vista. Quando invece ricevo il messaggio game over, la scritta si deve vedere e poi, oltre a mostrare la scritta, devo fermare il gioco. Niente di più. Perfetto, non ci rimane che aggiungere un piccolo sistema di punteggio. Semplicissimo, quindi andiamo sulle pietre, andiamo un pochino indietro con lo zoom in modo da vedere entrambi gli script e diciamo: ogni volta che io riesco a superare una pietra, quindi la pietra va più indietro della mia macchina e quindi per forza di cose verrà cancellato lo sprite, io acquisisco un punto, quindi ogni pietra superata un punto guadagnato. Per memorizzare il punteggio abbiamo bisogno di una variabile. Quindi variabili, andiamo a creare la nostra variabile, la chiamiamo score, ok, e sta benissimo qui in alto, perfetto. Quindi all'avvio del programma score deve valere 0 e ogni volta che io vado a eliminare un clone della roccia, quindi vuol dire che la roccia ha superato la macchina e sta toccando il bordo inferiore dello stage, posso andare a incrementare il valore del punteggio di 1. Quindi porta score, cambia score di 1 e poi elimina questo clone. Perfetto. Abbiamo anche il sistema di punteggio. Quindi io ora... Ah! Scusatemi, mi sono appena reso conto di una cosa. Mi sono reso conto che la strada va nel senso opposto, cioè la strada si sposta verso l'alto, invece dovrebbe spostarsi verso il basso. Vediamo se andando a invertire i costumi riusciamo a cambiare l'effetto. Quindi se io faccio 3... Ok, ho invertito i costumi. Ora, per capire l'ordine dei costumi bisogna andare a leggere i nomi. Quindi costume 3, costume 2 e costume 1. Andando a invertire l'ordine, quindi invece che costume 1, costume 2, costume 3, facciamo 3, 2, 1, dovremmo invertire il senso di marcia. E quindi, ecco, ora è molto più realistico e ha molto più senso quello che abbiamo fatto. Ok, quindi ogni volta che una roccia supera l'auto io aumento il mio punteggio di 1 e nel momento in cui vado fuori strada o mi sbatto a una roccia compare il game over. Vediamo ancora una volta, se io evito questa roccia dovrei guadagnare un punto, eccolo qua, e se mi sbatto alla roccia game over. Perfetto, il gioco è concluso. Io mi auguro che questo gioco vi sia piaciuto, vi chiedo come sempre di lasciare un like e vi ricordo eventualmente di iscrivervi al canale per nuovi tutorial, ricordandovi sempre di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti!